Buonanotte a tutti, qui è pomeriggio a Roma, so che in Italia è molto molto tardi. Io voglio dire un paio di cose, questa è la prima e l'ultima volta che rispondo a certe stupidaggini, certe bugie che si leggono un po' in rete. Non le ho smentite certe robe pubblicamente perché, lo diceva Andreotti, no? Mi dispiace citare Andreotti, però una smentita è una notizia data 2 volte, per cui io certe balle che girano sul mio conto e sono girate 5 anni sul mio conto, ho evitato spesso di smentirle, ma dato che leggo un po' di commenti, non tanti, perché poi chi mi conosce, di in rete, di alcuni comunque cittadini che scrivono delle banalità e delle falsità, appunto, è giusto pure spiegare, smentire e dare delle informazioni, tra l'altro io non sono minimamente tenuto a dare, perché il modo in cui io campo e campo con la mia famiglia, lo dico in maniera molto molto istituzionale, non essendo più un pubblico ufficiale, sono cazzi miei, non so se sia chiaro, cioè sono cazzi miei e soltanto miei il modo in cui io mi guadagno da vivere, ma dato che si scrivono balle, diamo un po' di cifre. Allora, si è detto che venivo qua grazie ai soldi della liquidazione della Camera dei Deputati, nel giro di poche settimane li restituisco. Restituiteli anche voi, se pensate che sia facile, magari a chi parlamentari di altri partiti, no, restituire 42-43 mila euro, tra l'altro per una legislatura c'è gente che ne ha fatte 6-7, quindi immaginate accumulate 42 mila euro a legislatura e moltiplicate per 6-7, se pensate sia così facile, che sia soltanto un gesto populista questo, fatelo anche voi, così vi faccio un bel applauso, chapeau, siamo tutti bravi a giudicare le scelte degli altri quando non le si fanno. Ecco, io questo lo faccio perché lo dissi 5 anni fa nella campagna elettorale. Per me quello che uno appunto dichiara, sono cose tra l'altro che magari hanno spinto alcuni cittadini a votarci, sono delle robe per me importanti. Fatelo anche voi se pensate che sia così facile. Comunque hanno detto questo, smentita. Poi hanno scritto che prendevo quanto? 400.000 euro con un contratto di Mondadori. Non c'è questo contratto, non è, tra l'altro manco Dan Brown prende cifre così per un libro, ve lo voglio dire proprio con chiarezza, io non ho firmato nessun contratto. Quando ero parlamentare non mi andava tanto di querelare, diciamo, giornalisti. Mi è capitato ogni tanto di farlo perché è una cosa brutta per me, un politico che querela un giornalista, anche se non è che abbiamo giornalisti qua, abbiamo personaggi politici che neanche hanno a che fare con il consenso, che fanno politica, non è che si occupano di libera informazione. Ora che sono un cittadino normalissimo, francamente mi difendo. Quindi sappiate che coloro che hanno scritto questa stupidaggine, questa menzogna, sono già stati querelati, fermo restando, e poi io sono libero di fare quello che mi pare per la mia vita. Finché sono parlamentare io mi occupo e mi comporto in un determinato modo per rispettare un mandato, appunto, che mi è stato affidato. Poi, se volessi io firmare un contratto con chiunque, sono libero di farlo e nessuno mi può giudicare perché non sono soldi pubblici. Comunque è falso e ho querelato coloro che l'hanno scritto, dato che sta balla continua a circolare. A me è capitato di scrivere 2 libri per Rizzoli e ho guadagnato circa 50.000 euro per questi 2 libri. Dato che mi piace essere molto molto sincero, ne ho restituiti come parlamentare di soldi pubblici, soldi vostri, santa pazienza, 220.000, ai quali vanno aggiunti circa 42-43 mila euro di assegno di fine mandato che nei prossimi giorni restituirò, quindi oltre 250 mila euro. Fatelo anche voi se pensate che sia così facile, fatelo anche voi. Io lo faccio perché per me un parlamentare che parla di reddito di cittadinanza, di sostegno alle imprese, deve dare un esempio. Uno, perché ho campato e campo bene con quello che ho guadagnato. Diciamo, ora come campo, ho firmato un contratto con il Fatto Quotidiano, scrivo dei reportage, ora ne sto scrivendo uno su Facebook, Tesla, la Silicon Valley e gli homeless, lo Stato sociale negli Stati Uniti d'America, anche perché mi interessa il tema del reddito di cittadinanza universale, che per me è l'unica soluzione, perché purtroppo non ci sarà, anche per via della robotica, dell'intelligenza artificiale e compagnia bella, la piena occupazione da qui ai 50 anni. Purtroppo non ci sarà più. Dovete vedere che cos'era Tesla, l'ho visitata ieri, una fabbrica incredibilmente nuova, moderna, ma le macchine sembravano i protagonisti. Gli esseri umani sembravano supporto delle macchine, non viceversa. Non, io non, il progresso e il futuro non si può fermare, si può, la politica lo deve regolamentare con strumenti a sostegno dello Stato sociale. Questo. Ma questa roba, poi vabbè, manco voglio più entrare destra o sinistra.
Se agli italiani gli fosse andato bene, i governi precedenti avrebbero votato i governi precedenti. Punto. So che ci stanno alcuni personaggi, anche elettori del PD, delle frattaglie di sinistra, che rosicano. Cioè, c'è un rosicamento che traspare. Poi mi dispiace pure dire questa cosa, ma prendetevela con quelli che vi hanno rovinato il partito, non con quelli che hanno sempre portato avanti determinate idee e oggi provano a farlo. Tra l'altro, un governo che nemmeno è partito, un governo dove io non ci sto perché ho fatto un'altra scelta. Ho fatto campagne elettorali da non candidato in un camper. Spese mie, santa pazienza, ma trovate un'altra persona che fa così. Trovate un'altra persona che appunto dichiara nel 2014 che qualora si fosse arrivato a fine legislatura non si sarebbe candidato e ha rispettato questo patto. Io ora sto con la mia compagna che mi riprende, quindi sono studio straordinario, e con mio figlio che dorme, quindi devo pure parlare più piano. E stiamo facendo un viaggio bello per conoscere il mondo, per stare molto tempo a contatto con nostro figlio, perché pensiamo che più tempo tu stai, spendi con tuo figlio i primi mesi, è come se fosse una semina che poi raccoglierai tra qualche anno in termini di libertà, di certezza dell'affetto da parte di nostro figlio. È una scelta anche molto umana e personale che abbiamo fatto leggendo dei libri relativi a, diciamo, alla crescita dei bambini. Siamo partiti da San Francisco. Ora stiamo scendendo, andremo in Messico, in Guatemala, in una comunità indigena dove ho vissuto 2 anni e dove mio figlio festeggerà il primo compleanno. Questo per raccontare il mondo, ma innanzitutto per conoscerlo meglio. Qualcun altro scrive: ah, hai detto che il futuro degli africani deve essere l'Africa. Sì, perché ci ho lavorato in cooperazione internazionale. Per me lì è il futuro degli africani. Perché un conto è un cittadino, perché questo l'hanno pure paragonato, mentre invece tu te ne vai in America, come se tra l'altro stessi a Las Vegas a farmi gli affari miei. Comunque. Un conto è scegliere, lavorando con un contratto, di andare fuori, come ho sempre detto, tornando al mio lavoro e andare appunto a occuparsi di progetti, a scrivere, a studiare e a stare con la propria famiglia. Un conto è essere costretto, soprattutto da politiche occidentali, a lasciare il proprio paese. Io su questo mi sono sempre battuto. I problemi come si affrontano? Sono problemi epocali, non si affrontano con l'apertura al 100%, con l'accoglienza al 100%, perché non sono soltanto flussi migratori, ma sono di fatto deportazioni di sistema, perché li dovete vedere le persone africane, parlarci, io ci ho parlato, e qualora avessero delle condizioni di vita dignitose e non li sono permesse essenzialmente per comportamenti anche di forze politiche e di multinazionali occidentali, starebbero a casa loro perché quella è casa loro, nel senso buono della parola. Che qua devi stare attento a qualsiasi parola. L'Africa è casa loro, punto. Infatti, io lavoravo in progetti in cooperazione internazionale in Africa, costruire pozzi, lotta all'HIV, microcredito, petit, come si dice, mercato, marché, no? Petit marché, con un'organizzazione serissima che si chiama AMCA ONLUS. E sono andato in Guatemala a fare il cooperante a fare la stessa cosa, e non c'è nessuno che abbia tutta sta voglia di lasciare il Guatemala se ci fosse l'opportunità di lavorare la terra in maniera autonoma, senza, diciamo, anche comportamenti legati a questo fottutissimo e ingiusto libero commercio. Punto. Quindi si deve investire in cooperazione internazionale. L'abbiamo fatto in 5 anni con delle proposte in Parlamento. La sinistra ci ha detto no. Bisogna dire stop alle guerre di invasione mascherate da missioni di pace. Guerre che sono state fatte anche dalla sinistra. È stato Napolitano a spingere Berlusconi, il quale non voleva, poi è stato colpevole chiaramente a intervenire in Libia. E non hanno, questo non si vede. Io non è che sono un fan di Gheddafi, sono mai stato un fan di Gheddafi, mica gli ho baciato le mani io a Gheddafi. Ma è compito dei popoli destituire i dittatori, dei popoli sovrani, non delle bombe straniere, altrimenti quello che trovi è il caos. Guardate l'Iraq, guardate l'Afghanistan, guardate la Libia. Questo io ho sempre detto. E un tempo questa roba era roba dei girotondini, di quelli che facevano le manifestazioni, era una roba della sinistra. Oggi la diciamo noi accusati di fascismo, xenofobia, da tutta quell'Europa che, ahimè, ha avallato degli interventi di guerra mascherate da missioni di pace. Il movimento questo deve fare, avanti sulle proprie battaglie, fermo restando che anche una responsabilizzazione dell'Unione Europea in materia di accoglienza è sempre stata una nostra battaglia. Io so 5 anni che ci date dei razzisti, fascisti e compagnia bella. Allo stesso tempo portare avanti politiche legate alla cooperazione internazionale, seria, perché esiste la cooperazione e lo sviluppo, ma pure lo sviluppo della cooperazione, perché le ho viste organizzazioni non governative che si sono arricchite e non hanno portato avanti progetti in Africa adeguati come altre organizzazioni, spesso più piccole, come quelle per esempio per le quali ho lavorato io. Allo stesso tempo ribadire il concetto di pace, di rispetto della pace, di gestione dei conflitti in maniera alternativa, perché non è mai esistita una guerra che ha messo fine alle guerre, questo lo diceva Terzani. Ora, si è svegliato. L'ho svegliato? No, no. No, dorme. Ora, questa è la prima e l'ultima volta pure che parlo dei miei guadagni.
Non mi lamento, ho firmato un bel contratto, non sono soldi pubblici, quello che faccio con i miei soldi sono cazzi miei. Chiaro? Chiaro? Non so se è chiaro, non so se c'è invidia su qualcosa. Da questo punto se l'Italia deve veramente un po' crescere. No, me ne frega così. Deve crescere molto. Io non lo so perché certe persone fanno certi commenti, perché è oltretutto molto molto falsi. Ora, sapete com'è il mio carattere, io ho questo temperamento. Volo molto alto perché sto bene, perché sto facendo una cosa strafica con la mia famiglia, con mio figlio, il mio sogno, quello di scrivere, viaggiare, studiare, oltretutto sì, pagato insieme alla mia famiglia, con l'opportunità di stare tutto il tempo possibile, immaginabile con mio figlio che non dico che ha imparato a camminare, ma si tira su in piedi e non me la so persa sta cosa. E l'ho scritto, l'ho sempre detto, preferivo perdermi un consiglio dei ministri piuttosto che perdermi questa roba qui. È stata una scelta mia di vita, punto. Rispettatela. Non vi piace la foto che pubblico? Non la commentate, tranquilli. Non vi piace quello che scrivo? Ah, ma non lo leggete. Anche se poi tutte le persone che ho conosciuto in questi 5 anni, perché piazza dopo piazza si sono create delle relazioni umane vere con tanta tanta gente, questa roba io la sento, per cui anche grazie per tutto il sostegno. Scriverò il primo reportage, lo sto scrivendo appunto oggi stesso sulle tematiche che vi ho detto, e finiremo questo viaggio di lavoro, perché non è una vacanza, che chi è che l'ha detto, pure Floris una volta disse, di lavoro a Panama, e poi torneremo prima di Natale, perché poi vogliamo fare Natale a casa. Ciao a tutti e buonanotte Italia, coraggio.